Dire, Brook mi ha fatto tutto il campionato da mediano. Giustamente i movimenti li assimili in un ruolo che lo fai per 30 partite, anche se lui ha capacità di, è intelligente, lo può fare, però come vedevi ieri sera Brookman non andava a attaccare lo spazio, aveva la tendenza sempre a venire a prendersi la palla, Certo. perché era, e ormai è diventato il suo ruolo. L'anno scorso parlavamo quando c'erano altri allenatori che doveva giocare mediano davanti alla difesa. Adesso che aveva trovato, secondo me, il ruolo giusto, l'abbiamo spostato. Forse si è voluto coprire un pochettino di più con Bruno che gli faceva più da schermo, però perdi sempre qualcosa, la coperta è sempre corta. Secondo me, abbiamo I problemi perso. nascono lì a centrocampo, Ma Michele. secondo me, i problemi sono nati che gli davamo troppo spazio, soprattutto sulle fasce, non riuscivamo con i nostri due punte, con la mezza punta, andare a chiudere sia su Venuti e sia sull'altro, il terzino sinistro che attaccavano in continuazione, quindi facevano sempre la superiorità numerica. Ne parli con uno che a Pescara ha avuto un rapporto, non smetterò mai di ringraziare, però è sempre stato gioia e dolori. Sia nei momenti belli, ma quelli più belli che meno belli, però ho avuto sempre la capacità di rispondere, soprattutto non a parole perché non mi è mai piaciuto, sai, anche sempre, sei riuscito sempre a rispondere con delle buone prestazioni. Però penso che il problema lo risolvi dentro le quattro mura dello spogliatoio, tra l'allenatore e i giocatori. E fino adesso hanno fatto, è inutile nascondere, hanno fatto un buon campionato. E domenica hanno la fortuna di giocare dopo 3 giorni. Mercoledì, mercoledì. Dico domenica perché Sì. però hanno la fortuna di giocare dopo la sconfitta di Lecce dopo 3 giorni. Quindi hanno poco tempo per cancellare subito Lecce e concentrarsi subito su Palermo, che è una grandissima partita, dove loro possono dimostrare che Lecce è stato un episodio e quindi hanno subito la possibilità di mettersi in mostra e far tacere quelli che, come noi in questo momento qui, troviamo dei piccoli difetti in questa situazione qua. Però penso che la forza che c'ha questa squadra qua deve venire anche dall'apporto che c'ha dai suoi tifosi. E questa è un'arma in più, perché Pescara, al di là che ce ne sia poca, però nei momenti di Si difficoltà fanno si sentire. fanno sempre sentire, questo è positivo. Ti Riccardo, senti giocatore?